amici di Videotop, oggi per le mie 5 chiacchiere sul divano ho come ospite Anna Maria Mazzini, pittrice e fondatrice e creatrice di Body Art Therapy Italia APS. Benvenuta Anna Maria, benvenuta sul mio divano virtuale. Grazie, grazie a tutti, grazie. Raccontaci qualcosa in più di questa tua associazione che ha delle finalità molto particolari. Allora, si tratta di un'associazione di promozione sociale e quindi praticamente con il dovere forse di diffondere messaggi di utilità sociale. Siamo nati da poco, sono quasi 2 anni, tranne l'ultimo che sappiamo tutti che l'avvento del Covid ci ha messo un po' in difficoltà. Quest'anno a gennaio proprio, quindi in questo mese corrente, stiamo cercando di rimetterci in carreggiata e operiamo appunto, come dicevo, sul territorio nazionale. Siamo una delle prime al momento associazioni che utilizzano l'arte, in modo particolare la body art, come forma terapeutica per cercare appunto di assistere queste pazienti oncologiche e in modo particolare tutte queste donne operate di tumore al seno. Tu hai unito in questa associazione, diciamo, delle esperienze tue personali molto forti. Una, ovviamente, la tua professione, il tuo essere una pittrice, un artista, ma anche una tua storia, un percorso di malattia comunque che è un po' alla base anche di quello che tu stai facendo. Sì, esattamente. Infatti è stato abbastanza semplice, perché io poi non ho fatto altro che seguire la mia vera natura e quello che comunque per un artista, per un pittore è normale, no? Un'ispirazione, una percezione, un visualizzare. Magari capisco che per qualcuno non è facile poter comprendere anche un tipo di vocabolario. Però per noi artisti è normale, quindi io pittrice colpita da un carcinoma alla mammella ho cominciato a trovare delle forme di ricerca, di cura nella pittura, nei colori, ed è venuto normale. Certo, non immaginavo di passare dalla tela ai corpi delle donne che poi alla fine sono andate a sostituirla. Certo, perché appunto questo mi ha colpito molto, le donne diventano un po' lo spazio, la tela su cui tu puoi dipingere, ma in realtà tu dipingi quello che sono loro, perché tu quando le incontri nel tuo studio so che hai degli incontri molto approfonditi, molto sentiti, molto intimi anche, le donne si affidano a te alla fine. Esatto, all'inizio non è facile perché anche se siamo donne, comunque lasciarsi andare, spogliarsi, c'è una sorta di confidenza, di intimità che si prende piano piano, ma già questo l'ambiente artistico con i suoi colori e le sue energie influisce. E poi alla fine sì, devo dire che è la donna stessa che mi suggerisce, o meglio comunica col pennello, perché è la sua storia, è il suo vissuto. Io come artista di solito uso come un back, come vedete qui ad esempio alle mie spalle, un'opera d'arte, che sono tutte opere d'arte che io, avendo avuto un protocollo lunghissimo per anni, ho utilizzato come cura, e quindi dipingevo tantissimo, e tutti quei quadri ovviamente sono usciti fuori appunto da questo coinvolgimento con la malattia, e le utilizzo. Poi trovo una connection, un collegamento tra quel quadro e la donna che è seduta di fronte, e ad un certo punto lei entra in quel quadro. Ora non mi dite come, però succede questo, perché poi l'artista ha vissuto esattamente questa stessa esperienza, no? Quindi come tale si lascia anche ispirare, no? Si lascia ispirare e crea. E crea, e questa creazione diventa un'opera d'arte sui corpi delle donne che hanno subito questo intervento al seno. E magari è proprio una sorta di momento molto magico, molto, molto personale.
Infatti, ma quello che mi colpisce è poi queste donne, come restituisce a loro questa immagine? Le porti davanti a uno specchio, le fotografi, e loro come ci rimangono? Sì, guarda, lo specchio è la prima cosa, perché dopo che sono passate, devo dire che poi sono eccezionali, sembrano delle modelle nate, riescono a stare ore e ore lì belle ferme, perché secondo me c'è proprio questo ascolto di queste energie, di questo pennello che ti scorre addosso, e anche le stesse setole, insomma, sono delle sensazioni di morbidezza, di accoglienza, no? Quindi sono tutte positive, e la prima cosa che fanno davanti a uno specchio è proprio wow, cioè incredibile, non pensavo di essere così bella, ti rendi conto di essere così bella? Infatti quello che trovo davvero magico in questa tua esperienza, in questo tuo lavoro, è proprio la restituzione della bellezza, no? Noi sappiamo che il tumore al seno va a incidere profondamente sulla femminilità da tanti punti di vista, quindi questa restituzione di bellezza, questo riscoprirsi belle, trovo che sia assolutamente il più grande regalo, no? Che si può fare a queste donne. E un regalo che tu allargherai proprio in tutta Italia attraverso il tuo prossimo progetto, che è un calendario. Esattamente, un calendario che uscirà nel 2022, adesso sono aperte le iscrizioni che termineranno a metà aprile 2021, ed è un'esperienza strepitosa, non solo personale, ma soprattutto perché poi queste donne racconteranno anche attraverso delle storie che le aiuteranno a scoprire meglio se stesse e quindi a condividerle, a incoraggiare, a sostenere chiunque. Insomma, è passato attraverso un protocollo di terapie devastanti a cercare di accettare anche questa cicatrice, questo seno mutilato, queste visioni spesso veramente traumatiche, no? Che ci porta a un intervento chirurgico. E quindi attraverso queste immagini, perché poi saranno proprio queste immagini che faranno da testimone a tutti i nostri progetti, e sono tutti progetti che poi alla base hanno un messaggio. Torniamo proprio alla funzione e al dovere di questa associazione APS, che è quella di portare dei messaggi di importanza sociale, come quello di fare prevenzione, perché la prevenzione può salvare una vita. E anche solo la parola, anche solo scrivere certe volte, la parola prevenzione, noi sappiamo quanto la scrittura abbia un potere forte in quelle parole. E anche, ripeto, tu lo scrivi, lo ricordi, magari ti vai a fare una mammografia. E noi è su questo che contiamo, no? Contiamo sul fatto che iniziative come la tua, iniziative appunto dove mettono dove l'arte e la bellezza sono al centro, mettano al centro anche la cura che le donne devono a se stesse. Ti ringrazio per questa intervista, sei stata un'ospite preziosa, e confido di averti sul mio divano quando sarà pronto il calendario. Così. Ma grazie, verrò senz'altro. Grazie Cristina, e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao Anna Maria, grazie a te. Ciao. Arrivederci.